Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ricevuto a Palazzo Mosti la presidente e il direttore del conservatorio Nicola Sala e tre giovani della comunità cinese. Dopo l'increscioso episodio di violenza giovanile avvenuta a Piazza Piano di Corte, spiega il sindaco, ho avuto un colloquio telefonico con la presidente Meglio e il direttore Ilario per concordare questo incontro. Alcuni giovani studenti cinesi del conservatorio sono finiti in ospedale dopo la zuffa di venerdì notte e questo lo trovo inaccettabile. Per tal motivo ho deciso di incontrarli. Benevento non è così. Quello che hanno visto quella notte non è il vero volto della città. Per noi avere giovani che dalla lontana Cina studiano musica a Benevento è ragione di lustro e orgoglio. Purtroppo qualche nota stonata può accadere, ma Benevento, crocevia nei secoli di numerose culture diverse, è e resta città di cultura e d'accoglienza. Dico ai ragazzi che divertirsi è lecito, che hanno tutto il diritto di fare serata ed essere spensierati, ma l'invito a stare lontani sempre da diaboliche dipendenze come l'abuso di alcol e droga. Poiché sembra che anche in questo caso la molla della violenza e dell'irragionevolezza sia stata azionata dall'abuso di sostanze stupefacenti e forse anche di alcol. Presenti all'incontro Lavinia Zaopei, attivista dell'associazione Orfeo, e l'assessore Luigi Ambrosone, il servizio di TV7. Ma guardi, quando sono stato investito la questione, tra anche fuori, prontamente ho avvertito le forze dell'ordine, mi sono sentito la signora Zao e chiedendo scusa per quanto si fosse verificato, perché veramente la comunità tranquilla, ospitale, come lei ha riconosciuto a più riprese, come ci consigliano anche in Cina, e sia diciamo per l'impegno scolastico, educativo, selettivo del nostro conservatorio, sia per l'accoglienza che la città dà. È stata una brutta serata quella, qualche sgammanato che magari in preda a alcol o forse a droga, insomma, si è mosso in malo modo. Speriamo che sia l'ultima volta, anche perché sono 80 ragazzi che vivono qua a Benevento, la signora è anche sposata, quindi vive da parecchio a Benevento, e non vorrei che insomma terminasse questo itinerario di presenza della Cina da noi. Abbiamo voluto tranquillizzare anche i genitori, un genitore di un ragazzo che studia qua, un alto dirigente del Partito Popolare Cinese, quindi la cosa avrebbe creato un po' di scandalo e di difficoltà. Quindi Benevento deve conservare questo primato di essere tra le città d'Italia, in realtà lo è ancora, non per questo motivo, tra le città con meno presenza di criminalità. E anche la nostra movida, nonostante qualcuno tenti di dare versioni diverse, in realtà non ha i ritmi drammatici che si vedono in altre città d'Italia. A me sempre mi ha preso di tutto quello che abbiamo avuto da questa città. Abbiamo i cittadini gentilissimi, abbiamo diciamo tutto il dipartimento del comune, questura, carabinieri sono molto disponibili, anche del conservatorio che ci siamo sempre appoggiato in una maniera incredibile. Quindi ovviamente diciamo queste sono tutte le qualità belle di questa città, non posso mai dimenticare. Io mi commuoso sempre della diciamo la velocità di questa città, perché ovviamente ci conosciamo Italia, quindi non è una cosa diciamo che va a funzionare velocissima, invece qua Benevento è un'altra cosa. Quindi io spero, anche io sempre vado a convincere i ragazzi, vengono qua che hanno molto più avere diciamo rispetto di altre parti d'Italia, guarda, perché almeno qua può diventare una casa, non può essere un posto che ti fermi un secondo poi te ne vai. Allora, i ragazzi ovviamente sono un pochino spaventati. Ora, diciamo, con tutta la risposta veloce che abbiamo avuto da parte della città, loro sono stati molto consolati, anche da diciamo, i commenti che hanno fatto sotto l'articolo, hanno avuto più questa consolazione, come ti dico. E si è sentito molto meglio con la ferita, perché ovviamente i ragazzi sono feriti, sono andati al medico, ho avuto dichiarazione, solo l'unico ragazzo potrebbe guardare un pochino più l'osso, tutto il resto stiamo passando tranquillamente. E i genitori pure sono stati contenti perché abbiamo risolto le cose velocemente, quindi diciamo a questo punto andrebbe bene. L'idea di lasciare Benevento, questa non soltanto un problema, perché ci sta anche certe volte è successo, questa se voglio parlare, semplicemente è un'educazione che devono fare da scuola ai ragazzini, cioè i cittadini sono buonissimi, gentilissimi, ma bisogna educare pure i figli. I ragazzi non si può passare mezza strada auto sgridata come un senso molto razzismo, che per noi si verificano a tutto il mondo, questi sono segni razzismi che non si può fare, quindi bisogna, questa scuola bisogna rinforzare un pochino a dare una mano
noi ci rispettiamo cultura italiana e invece anche da scuola devono insegnare come rispettare la cultura di stranieri, questo. Sei un parrucchiere o sei un estetista? Art Joer Design Saloon ricerca personale qualificato. Un parrucchiere ed un estetista per ampliamento organico. Invia il tuo curriculum a goldsrls2020@libero.it o telefona allo 0824 0451 68 o ancora contattaci al 342 52 74 535. Se sei un parrucchiere o un estetista, insegui i tuoi sogni. Lavora con noi. Ti aspettiamo. Gesesa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica del comune di Benevento sarà costretta a sospendere l'erogazione del servizio idrico dalle 9 alle 13 di giovedì 18 maggio in via Napoli, via Piccinato, via Giuseppe e Maria Galanti, via Follarò, via Momsen, via Garrucci, via Parente, via Severino, via Gregorovius, piazza San Modesto, via Torino, via Milano, via Cesare Battisti, via Firenze, via Gennaro De Rienzo, piazzale Martiri delle Foibe, piazzale Matteo Renato Donisi, via Venezia, via Bologna, via Palermo, via Salerno, via Bari, via Giovanni Capasso Torre. Per emergenze e guasti contattare l'851 17 17. Modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea Caserta-Foggia dalle 21.20 di lunedì 22 maggio alle 5.55 di giovedì 25 maggio per lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutturale del gruppo Ferrovie Statali, nel tratto tra Ponte, Casalduni, Solopaca. L'ASIA e il Comune di Benevento hanno pubblicato un avviso esplorativo rivolto agli esercizi commerciali presenti sul territorio per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a divenire partner del progetto Mangia Plastica. Si tratta di un ecocompattatore che sarà installato nell'area di Piazza Risorgimento e consentirà ai cittadini di conferire bottiglie di plastica che avevano contenuto liquidi alimentari affinché vengano compattate, raccolte e trasportate presso gli impianti ai fini del riciclo. In cambio i virtuosi potranno acquisire degli ecopunti che a raggiungimento della soglia minima saranno convertiti in buoni sconto verificabili mediante un coupon rilasciato dalla macchina da spendere presso gli esercizi che diventeranno partner del progetto. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo di livello giallo. La criticità, pertanto, resta in vigore per altre 24 ore, ovvero fino alle 21 di giovedì 18 maggio. Si prevedono ancora precipitazioni locali anche a carattere di rovescio isolato temporale. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, invita tutti alla massima attenzione. Nei giorni scorsi alcuni esponenti dell'amministrazione Mastella si sono pronunciati sulla prosecuzione dei lavori a Piazza Cardinal Pacca, tuttavia credo che il pallino sia nelle mani della soprintendenza e non del comune. Così scrive Luigi Diego Perifano, portavoce di Alternativa per Benevento. Anticipare le decisioni della soprintendenza senza che questa si sia ancora espressa è cosa piuttosto insolita, peraltro ci sono ancora aspetti della vicenda da chiarire. Da Palazzo Mosti si dichiara che lo scavo archeologico era previsto in progetto e finanziato con 70.000 euro, dunque il progetto, prevedendo lo scavo, è stato trasmesso alla soprintendenza e in una recente nota la soprintendenza ha confermato questa valutazione. Dovrà quindi decidere se i ritrovamenti sono archeologicamente significativi. Questo si saprà però solo con la relazione archeologica definitiva. Dunque suscitano più di un interrogativo le anticipazioni rese dagli amministratori comunali sugli sviluppi della vicenda. A nome mio di Fratelli d'Italia voglio esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Saudella, il poliziotto di 22 anni, originario di San Salvatore Telesino, che ha perso la vita in Spagna durante una gita in barca. Lo afferma il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Sannio. Siamo vicini alla sua famiglia, alla Polizia di Stato, conclude, che piange un suo giovanissimo figlio. Istituire una scuola di formazione politica con il coinvolgimento della società civile sui problemi di politica comune e fornire un supporto tecnico e di competenza che possa consentire di ricalibrare l'azione politica verso interventi di miglior sostegno al benessere collettivo è la mission principale che intende portare avanti l'Associazione di Promozione Sociale Res Pubblica. Senatore Mino Izzo, nata da Erola, il ricordo del politico sannita scomparso a dicembre dello scorso anno.
registrato un grande interesse per l'incontro organizzato dal Centro Studi del Sannio, dedicato stavolta alla storia e alle vicende del movimento politico dei cattolici nel Sannio e alla specificità dell'esperienza del Partito della Democrazia Cristiana nel Sannio a 30 anni dallo scioglimento. L'evento dal titolo 30 anni dopo la DC, il movimento politico dei cattolici nel Sannio del Novecento, è stato organizzato dal Centro Studi del Sannio presso la sala del centenario del convento della Madonna delle Grazie. L'evento è stato introdotto da padre Antonio Tremigliozzi e moderato da Paolo Palumbo, presidente del Centro Studi del Sannio. Sono intervenuti Antonio Gisondi, docente dell'Uni Salerno, il magnifico rettore dell'Uni Fortunato Giuseppe Acocella, l'ex onorevole Roberto Costanzo e l'ex deputato Mario Pepe, esponenti storici della Democrazia Cristiana. I relatori hanno parlato dei democristiani e della loro presenza costante nella politica. Hanno inoltre raccontato dei problemi interni al partito, quali l'assenza di un vero e proprio leader capace di guidare il gruppo con ideali e principi propri della Democrazia Cristiana. Un incontro proficuo in cui si è ricordato il passato per guardare al futuro. L'Associazione Diabetici Italia Meridionale, con il patrocinio del Comune di Benevento, organizzano per il 20 maggio dalle 16 alle 18.30 la giornata della prevenzione cardiologica. La visita cardiologica sarà eseguita dalla dottoressa Federica Provenzano, medico specialista nello studio e nella cura delle malattie cardiovascolari. Prenota il tuo screening al 351-7185-946. Da oltre un secolo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento è al tuo fianco nei momenti più belli. In Viale Principe di Napoli 123 a Benevento. Fabbriche Riunite Torrone di Benevento. La tradizione si rinnova. Agli ordini di mister Agostinelli, i giallorossi si sono ritrovati presso l'antistadio Mariani per sostenere la prevista seduta di allenamento. I calciatori hanno svolto warm-up con preabilitazione, tattica di principio offensiva e difensiva, con partita finale a tema su superfici ridotte. Prevista una sola nuova sessione di lavoro. La gara Perugia-Benevento, valevole per la 38esima giornata del campionato di Serie BKT in programma venerdì alle 20.30 presso lo stadio Curi di Perugia, sarà diretta da Federico Dionisi di L'Aquila, assistenti designati Giorgio Peretti di Verona e Valerio Vecchi di Lamezia Terme, quarto ufficiale Luigi Catanoso di Reggio Calabria, Varre Avar, affidati a Eugenio Abbattista di Molfetta e Oreste Muto di Torre Annunziata. Si conclude la vincente tour di Sport 7 Live, il super format giallorosso di TV7 che da 4 anni e senza soste ha raccontato il cammino del Benevento Calcio nei tornei di Serie A e Serie B e lo continuerà a fare anche in Serie C, come sempre. Venerdì 19 maggio a partire dalle 20 si accenderanno i riflettori sul set della storica azienda Grisemi Minicozzi che ospiterà le telecamere di TV7 per raccontare la tanto attesa gara Perugia-Benevento. La squadra di mister Agostinelli, oramai retrocessa da qualche giorno, proverà a regalare una piccola soddisfazione ai suoi tifosi per non chiudere all'ultimo posto in classifica. Il talk show giallorosso condotto dal giornalista Alfredo Salzano in onda su TV7, canale 96 e in web streaming sulla pagina Facebook TV7 Benevento vi terrà informati raccontandovi la gara tra Perugia e Benevento. Nello studio itinerante di Sport 7 Live opinionisti, giornalisti e appassionati di calcio per analizzare la sfida salvezza. Sono previsti collegamenti diretta con gli inviati di TV7 che ci racconteranno i momenti più significativi dell'ultimo match della squadra di mister Agostinelli nella stagione 2022-2023. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.